benvenuti in un mio nuovo video, la seconda parte dei rossetti invernali. Vi avevo già predetto che avevo lasciato perché non trovavo alcuni rossetti ed ecco che continuo. Innanzitutto Violet Chic della Sobio Etique, un colore che mi piace tantissimo, è molto malva, molto naturale, brillantinato, glow, confortevole, non rimane sulle labbra, però per quello che appunto lo uso io, ovvero per tutti i giorni, invernale, dà quel tocco di colore sano alle labbra che fa pure piacere avere anche per fare la spesa. Altro tocco sano sulle labbra è questo burro cacao colorato della Eufidra, che mi è stato regalato per il compleanno. Questo è, sembra un marrone scuro, ma appunto dà più pigmento naturale alle labbra, quindi le reimpolpa e quindi con un tocco di mascara e matita può fare un trucco molto naturale, molto pelle perfetta, labbra perfette, ma non ho fatto niente e questa cosa mi piace tantissimo. Sempre sul marrone andiamo a un altro della collezione Amani, ovvero il Golden Brown. Il Golden Brown è una tonalità molto più scura di quella che vi ho fatto vedere, il Golden Beige, anzi no, il Golden Nude, scusatemi. E lo sto utilizzando anche ora, non mi sta a malaccio, anche se non sono colori, che essendo colori freddi non sono colori che io in genere metterei, però questo mi è piaciuto. Un altro rossetto, anche questo low cost, ma che vi consiglio se andate dal tuo D, ma io ho avuto sentore che stanno chiudendo le catene del tuo D, però se mi sbaglio ditemelo, se mi sbaglio ditelo, lo 02 Caramel, il rossetto Caramel. È un nocciola stupendo. Questo color nude con una componente di mattone aranciato, molto caffettato, questi colori rimangono impressi, sono idratanti, costano pochissimo, veramente ne valgono la pena. Andiamo a Wycon, la collezione Lucille. Abbiamo fatto un paragone tra questo e il Merdy Mac. Potevo mai non citarvelo come rossetto invernale? Assolutamente no. Perché? Perché è un rossetto che funziona benissimo. Io lo abbino con una matita Wycon che è costata una sciocchezza, 2 euro. Vale la pena, è pigmentato, non quanto appunto Merdy Mac, però è veramente veramente ottima come pigmentazione, come qualità di rossetto, non mi ha affatto deluso. L'ho usata tutto l'inverno. Ragazzi, con questo ho finito finalmente con i rossetti invernali. Ho fatto il cambio di stagione dei rossetti mettendo dentro il cassettino dei rossetti quelli estivi. Un bacio da me, Emanuela, nuovamente buona giornata e alla prossima!